Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su LBX Little Battlers Experience. Oggi è il grande giorno del torneo di elettronica. Ovviamente prima bisogna riposare perché il nostro amichetto Van è molto stanco dopo aver affrontato tutte quante quelle battaglie per entrare nella top 100. Ne ho affrontate diverse, alcune che neanche ho mostrato in video perché o troppo semplici oppure non erano utili ai fini della storia da far vedere. Siamo con il maestro Taku oggi. Siete riusciti ad arrivare tra i primi 100 giocatori? Sì. Allora via alle danze per il torneo elettronica. Non sappiamo ancora dove si terrà. Ci può guidare lei? No, non c'è nessuna fretta. No, no. Hai in mente qualcosa? Ah, signor Osgood, sono felice che sia qui. Spero di non averlo fatto attendere, maestro Otaku. Signor Demon, che cosa ci fa lei qui? È stato il maestro Otaku a chiamarmi. Certo, sono stato proprio io. Kazuya, ho qualcosa per te. Il maestro Otaku è riuscito a salvare dei dati dalla rete dell'infinito. Sono dei progetti per un LBX, Ferrir. Ferrir? Già. Il signor Osgood qui presente ha costruito il robot proprio così. Kazuya, questo LBX è per te. Davvero? Non ci posso credere, è fantastico! Il nostro caro dottor Yamano l'ha progettato per te, prenditene cura! Ma quindi Ferrir non l'ha preso. Quello che era nella rete era solo. Erano solo dei dati? Ok. È fantastico, Kazuya! Sì, tuo padre è un vero asso a progettare gli LBX. Ben detto, un vero osso! Volevo dire, un vero asso! Dobbiamo stabilire le squadre per il torneo. In effetti io la squadra per il torneo mi sa che l'ho mostrata nella thumbnail dello scorso video, quindi mi sa che era un mezzo spoiler, ma non era fraintendibile nella thumbnail, perché viene mostrata prima di formare le squadre, è un po' particolare. Perché se non sbaglio, prima di partecipare al torneo loro fanno le squadre. E poi vanno a disputare il torneo nell'anime, se non sbaglio. Quindi diciamo che l'ho messa un po' prima. Se poi le squadre sono quelle che erano nell'anime. Ma vediamo un po'. Allora saremo Van con Hans e Duck. Sì, allora era come l'anime. La seconda squadra sarà composta da Kazuya, Emi e Justin. Una scelta ottima, direi. Sono un vero asso delle scelte. Ah, l'ho detta bene questa volta. Combatteremo insieme a Justin? Veramente ci volevo essere io con Justin, sai com'è? Beh, è un alleato molto forte. Questo è vero. È tardissimo. Dovete scusarmi, ma non sarebbe carino se lo sponsor del torneo si presentasse in ritardo. Lui è lo sponsor? Beh, ovviamente Osgood con la Tiny Orbit farà sponsor. Come fate a indovinare? Il torneo elettronico è sponsorizzato proprio dalla Tiny Orbit. Ho indovinato, l'ha detto lui. Non lo sapevo. Dovremmo andare anche noi. Il torneo si terrà all'incrocio della strada principale. Via alle danze! E ora, show. All'incrocio della strada principale? Non ricordo di aver visto uno stadio. Lo vedrai quando saremo arrivati. Oh, sì che lo vedrai. Forza, ragazzi, andiamo! Mette paura quel vecchietto, mette molta paura. Il set di Ferrir abbiamo ora, penso che lo metta in automatico sull'LBX di Kazuya, comunque sia. Però pensavo che lo avesse già di default, invece. Signori, siamo carichi, siamo giovani e siamo potenti. Justin, Amy e Kazuya con il suo Ferrir. È una squadra davvero forte. Kazuya non è l'unico ad avere un nuovo modello, Van. Anche tu hai un nuovo modello, Hans? Wow, tutte e due! Quell'Arlequin è bellissimo. Vuoi dire che ne hai uno anche tu, Hans? Anche se è un nuovo modello, non devi darti tutte quelle arie. Pensa anche tu a comandare bene il tuo nuovo robot. Risparmiaci una situazione imbarazzante, ti prego. Ehi, avete un LBX nuovo tutti e due? Ma è fantastico! Quanto pare Destroyer Z e Arlequin. Ah, Nightmare, non Arlequin, ok. Come ti pare? Che poi si chiama Arlequin proprio. Si sente proprio la Q. E invece io lo chiamo Arlequin. No, Harley Quinn.
Va bene, però quello è Nightmare e wow, molto meglio. Molto bello come nome. Proprio qui. Ah, ecco, c'è il vecchio. Ma tipo Battle City di Yu-Gi-Oh! Eccoci arrivati, vi do il benvenuto! Ma dove? Ah, mi fai così ridere! È il momento di concentrarsi! È un terremoto? Beh, in Giappone sono comuni. No, mia cara, questo è il torneo elettronica! E ora state a vedere! Ma è possibile che anche qui deve presentarsi quello? Manca solo su Yo-Kai Watch e siamo a posto. Che il torneo abbia inizio! E iniziamo! Forza! Andiamo! Io e il mio naso color rosso peperone ve la faremo vedere. Fan degli LBX! È proprio lui, Horse Senior! Neanche gli hanno cambiato nome! Ecco il momento che stavate aspettando! Oggi, proprio qui, verrà incoronato il nuovo re di Electronica! Dichiaro il torneo Electronica ufficialmente aperto! La squadra che arriverà fino alla fine avrà la possibilità di sfidare il grandissimo re di Electronica! Ovvero? Il solo e unico re onnipotente! Onnipotente con la O piccola, ma è re. E ora iniziamo con la prima battaglia. Che sarà tra me e chi altro? Oh, yes. Cosa, Sedi? Aspettate un attimo. Il maestro aveva detto che Sedi era molto più forte di lui nelle battaglie al BX. È vero, a quanto pare si lascia un po' trasportare. Per questo avete di combattere ultimamente. Davvero? Credo di non aver mai visto Sedi affrontare una battaglia. Nei combattimenti del primo round si affronteranno solo i capi squadra, uno contro uno! La lotta per diventare re inizia ora. Grazie del suo inutile commento. Molto apprezzato, però. Lei mi fa da hostess? Sì, primo round, vuoi iniziare? No, mi guardo un po' intorno. In effetti mi sa che ci sono un punto di teletrasporto e un metamolli in fondo. Direttamente dal negozio Modellismo Navarro di Pacifica, ecco a voi Sedi Navarro e il suo sfidante, colui che è riuscito a schiacciare Emperor Baleno Killer. Vanni a mano! Il primo round sarà una battaglia uno contro uno. Come finirà? Non ci resta che scoprirlo! Calcio d'inizio! No, forse ho sbagliato universo. Sedi, che cosa ci fai qui? Pensavo di aprire un altro negozio qui a Electronica. Davvero? Beh, farebbe soldi a palate. Ken non mi sembra molto contento di quest'idea, però. Se vincerà il torneo diventerò re. O meglio, regina. A quel punto non potrà far altro che accettarlo. Forza, Van! Fatti sotto, non ti risparmierò. Va bene. Ok. La prende con filosofia, dici. Ti distruggo. Va bene. Quanta vita! Wow! Oh, cattivina lei, eh? Visto come mi sono ripreso subito? Wow! Sto imparando a giocare, eh. Piano piano, ma imparo. Dopo 30 episodi, quanti episodi ho fatto fino ad ora? Wow! Calmina! Che è sti bug? Ma anch'io, che è successo? Non ho toccato nulla, mi attacca da solo.
Che è sta roba? Oh, ma che succede? No, allora, fermi. Eccola, va. Mi sono sbagliato, va. Vedi la modalità L? Tu che ne sai, tu? Che ne sai, tu? No, aspetta, falla alzare, falla alzare, falla alzare. Perfetto, se la prendo la rompo. Buono. E non avevo neanche cose per ricaricarmi, quindi ho dovuto per forza usare molti officina, è esploso tutto, è esploso. E la battaglia si chiude! La squadra di Mari si aggiudica la vittoria con un incredibile colpo di rottura. Che azioni strabilianti, riusciranno a fare lo stesso nel prossimo round? Ce lo auguriamo tutti. Eh certo, è bello vedere una battaglia movimentata. Maestria ho preso. Come... non so, c'era scritto maestria, non leggo mai io. Non so leggere. Bon, iniziamo il secondo round allora, dai. Portiamoci avanti velocemente. Mio Dio, chi sono questi? Tu sei Van Yamano, giusto? Chi siete? Vuoi dire che ti sei iscritto al torneo senza sapere chi siamo? Sei spacciato, amico. Pensi veramente di essere in grado di batterci, povero illuso? Ascoltami bene. Che elettronica ci chiamano l'armata dei pirati? Che cosa? Il maestro Taku ti ha mandato qui per sottrarre il trono al re onnipotente, vero? Non è per questo che siamo qui. Abbiamo bisogno di chiedervi un favore. Credi che facciamo un favore a primo che capita? Se vincerai la corona, forse ti aiuteremo. Bene, allora puoi contarci. Ehi, solo perché hai vinto il torneo Artemis non dovresti essere così sicuro di te stesso. E così loro sono l'armata dei pirati. Quanto pare, e quello non ho capito se è un uomo o una donna, ma porta le scarpe col tacco. Da donna, le scarpe da donna col tacco. Aveva un nome unisex. Mi dà fastidio non capire quando il personaggio è maschile o femminile, capito? Il secondo round sarà una battaglia 2 contro 2. Da scendere in campo è l'armata dei pirati di Electronica. Dovranno sfidare una squadra che non ha avuto problemi ad arrivare fin qui, la squadra di Van Yamano! D'accordo amici, tenetevi forte e preparatevi a quello che ci aspetta nella prossima battaglia. Ma... sono due? Bon, andiamo a sconfiggere Fiocco Rosso. Con Destroyer, sì! Ok, quello è il mio bersaglio allora. Me ne sono accorto subito, eh. Dai, vieni qui, su. Hans, che stai facendo? Io apprezzo il tuo aiuto, Hans, però dovresti preoccuparti di chi ti attacca. Vedi? Vedi che fine fai poi? Hans! It's over. I'll put you out of your misery. Sì, va bene. Ma sono da solo? Vabbè, però ragazzi, così non va bene però, eh. Porca miseria, su, non ci sto a capire niente. Molto ci ribecchiamo. Ok, uno l'ho bloccato. A posto. Sì, 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 è così, ci abbiamo fatto, tranquillo. Per essere 2 contro 1. Dai, ma come... se non mi ha preso il primo, no? Può prendermi il secondo che era a corto raggio. Era lo stesso raggio del primo, eh. Ma dai! Ma scherziamo? Ma siamo seri? Ma io non lo so, ragazzi. Qua è cose da pazzi. Vieni qui, io non vengo lì tanto. Vienici tu qui. Ah, ora fa così, mo? Mo l'ha fatta in basso, l'ha fatta. Non si sa perché. È andata anche questa. Mamma mia.
Che noiosi che sono. Prima, a parte Hans che vabbè, ha crepato in due colpi, ha crepato. La squadra di Van riesce a vincere per pochissimo. E infatti. Ciò dimostra che questo torneo non è adatto ai deboli di cuore. Che altri talenti avranno da mostrare in questo torneo? Dovremo attendere per scoprirlo. Maestria. Sono bravo. Ah, livello 10, quindi è il massimo proprio. Penso, livello 10. Dovrei cambiare arma per avere un attacco un pochino più... Provo la falce. Proviamo la falce, dai, vediamo com'è. E dell'altra mano il martello. Finale, di già la finale? Oh, ottimo! Torneo elettronica finale, sconfiggi Justin, Kazuya e Emi. Tanto. Ban, nella prossima battaglia dovrai scontrarti con noi. Non mi batterai questa volta. È ora di combattere. Non mi deludere, Ban. Mi aspetto una battaglia seria da te. L'hai voluto tu. Basta che Duck e Hans fanno la loro parte. Duck, secondo me, la fa la parte sua. È Hans che è morto prima. Perché voleva venire ad attaccare a tutti i costi quello che stavo attaccando io. Ma vai a combattere contro il tuo, no? No, no, io devo attaccare Kazuya. Kazuya, per favore. Ragazzi, cos'era quel danno? Wow, wow. Oh, la falce è interessante come attacca. Però mi consuma la batteria con una... Oddio. Mi consuma la batteria con un attimo. No, chi è? Chi è? Ma è dei nostri, non ho visto. Non è... È dei nostri? Sì. No, chi è? È Justin. Dov'era? Non l'ho visto. Cos'è successo, ragazzi? Cos'è successo? Chi sto attaccando io? Chi sto prendendo di mira? Perché è? Mi voglio Kazuya io. Proprio mentre lo attacco? Ma dai! Oh, non ce se la fa, eh? Non ce la facciamo, ragazzi. E dai! Non mi dica l'ha sconfitto. Oh, ragazzi, non riesco a muovermi. Non riesco a muovermi. Se ce la facciamo, per favore. Ok, è andato uno. Ok, Amy è andata, bene. Cioè, quasi è andata. Non ancora. Aia. È andato, bene. Abbiamo evitato. Ok, ci siamo. Senti, Justin, te la smetti, per favore? Wow! Aia! Dai, Hans! Ah, grande Hans! Perfetto! Andata anche Amy! E vincono! E vai! Bene così, ragazzi! Ma Hans l'ho ricaricato a palla, l'ho ricaricato! La falce è come il martello, non mi piace! Troppo perché attacca dall'alto quando fa il tiro, il colpo caricato! La proverò ancora, però devo vedere! E la battaglia si chiude! La squadra di Van riesce a vincere per pochissimo! Ancora una volta! È il momento dell'ultima battaglia! Il vincitore si aggiudicherà il torneo di quest'anno! Ma ancora? Che tipo di battaglia si svolgerà sotto i nostri occhi, cari fan degli LBX? Lo scopriremo molto presto! Ah, contro il re di elettronica probabilmente, no? Furore incendiario, sì. Allora, nel prossimo episodio affronteremo il re onnipotente di elettronica, perché sarà una battaglia molto dura secondo me, e dovrei prepararmi un pochino meglio forse.
Però intanto vediamo un po' chi è. Visto che c'è la scenetta. Cosa? Dove è andato Justin? Dunque, se n'è andato dopo la battaglia, ma è convinto che tu possa vincere. Ha detto che la posta in gioco è molto alta anche per lui e che si allenerà per la prossima battaglia. Non mi dispiace che sia nella nostra squadra, ma credo che la sua indole da lupo solitario non cambierà mai. Justin. Già, proprio così. Bene, Cuggio, allora, io vi do appuntamento nel prossimo episodio per LBX con la battaglia contro il Re Onnipotente. Mi chiedo quanto sia forte, effettivamente. Sono molto interessato ora ad affrontarlo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!